Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Sciacalli insultano sul web Pier Luigi Bersani, ricoverato per un malore causato da un problema cerebrale. Io ho visitato tanti website e ho visto che c'è stata una situazione di questo tipo. Degli sciacalli si sono scatenati divertendosi della malattia di Pierluigi Bersani. Poi qua sul Corriere della Sera odierno, lunedì 6 gennaio 2014, primo piano, pagina 7, a cura di Massimo Rebotti, leggo però che da parte del Movimento 5 Stelle ci sono stati tanti messaggi di solidarietà nei confronti di Pierluigi Bersani. Ecco qua. Ma sono molti messaggi di solidarietà al politico del PD da parte di simpatizzanti del Movimento 5 Stelle. Vedete, cari amici, potete leggere voi stessi. Ecco, allora, i messaggi che insultano sul web, e di certo sono quasi tutti anonimi, i messaggi provengono da persone che sono esse stesse gravemente malate. Si deve capire perché queste persone insultano un uomo politico, ma il discorso vale anche per l'uomo della strada, e insultano un uomo politico che finisce in ospedale per una forma di ictus cerebrale. Per quale motivo si giunge a questa forma di cattiveria? È una forma di cattiveria che rasenta la disperazione. Soltanto una persona disperata, profondamente infelice, può rallegrarsi che un uomo politico, ritenuto un nemico politico, sia finito in ospedale con una grave malattia, perché Pierluigi Bersani non è finito in ospedale per aver avuto un incidente in montagna sciando, non è che si è rotto una gamba sciando, d'accordo? Non è che è caduto dalla bicicletta e si è fratturato la spalla. L'incidente avuto da Pierluigi Bersani rientra tra i più gravi incidenti, tant'è vero che si trova ancora in coma, mi pare, farmaceutico, in coma indotto, come si suol dire, e non ci si può rallegrare. E la battaglia politica deve essere forte la battaglia politica, con degli, tra virgolette, avversari politici vivi e vegeti, sani, ma non si può più infierire su un ritenuto avversario politico, quando tale, tra virgolette, avversario politico si trova in una grave situazione di malattia. E di fronte alla malattia e alla morte dovrebbero sparire tutte le divisioni. Gli antichi stoici dicevano che di fronte alla morte e di fronte alla malattia deve prevalere la pietas, si deve avere pietà nei confronti di un uomo gravemente ammalato. Nessuno è legittimato a gioire e ad infierire. E uno che gioisce e infierisce nei confronti di un, tra virgolette, nemico gravemente malato
è una persona molto molto disperata, molto molto infelice. Ma io ricordo che diversi anni fa, dopo che il capo della Lega, Umberto Bossi, fu colpito da un ictus ed ebbe una convalescenza, una riabilitazione lunghissima e anche penosa, e tornò in Parlamento, ma parlava in maniera poco comprensibile, era sempre il capo della Lega, il fondatore della Lega, Umberto Bossi, ma ormai non era più l'Umberto Bossi che aveva fondato la Lega, che aveva fatto le battaglie. E ricordo che sul quotidiano La Repubblica un grande letterato, inveì contro Umberto Bossi, dicendo, scrivendo, io ho fatto un video su questa faccenda, non ricordo il titolo, 3-4 anni fa, non, ma non ne ricordo, non sarei capace di ritrovarlo, forse usando delle adeguate parole tags, non saprei come fare. Disse che Umberto Bossi dovrebbe star zitto perché gli scende la bava dalla bocca e quando parla non si capisce nulla di quello che dice. Ma no, un grande scrittore e un grande critico letterario poteva controbattere le argomentazioni di Umberto Bossi sul piano politico, ma non facendo riferimento al fatto che Umberto Bossi ora dovrebbe tacere perché quando parla gli scende la bava dalla bocca e farfuglia le parole e non si capisce niente. Ci vuole un minimo di rispetto umano. Ok, cari amici, io non avrei fatto nessun intervento, guardate, su Pierluigi Bersani se non fossi venuto a sapere del fatto che tanti si sono scagliati tramite web e approfittando dell'anonimato, si sono scagliati su Pierluigi Bersani. Se io auguro a Pierluigi Bersani, di cui non è che condivida le idee, io gli auguro di tornare in salute, di tornare in salute, in completa salute. Poi quando sarà in completa salute, ricominceremo da capo. Ma il duello si fa con una persona viva e vegeta. Quando una persona è morta o è gravemente ammalata, il duello deve cessare. E dalla nostra bocca devono uscire soltanto parole di solidarietà, non di odio. Va bene, cari amici, qua mi fermo. Grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.